Minussia, emozionatissimo, sindaco di Guardavalle. Nel tuo intervento hai evidenziato l'importanza di questo voto, un voto che ha dimostrato la partecipazione della gente. Sì, è vero, risultati eccezionali che sicuramente gratificano un po' tutto il gruppo, ma soprattutto ci danno quel senso di responsabilità e di impegno che ci dovrà essere in tutti questi 5 anni. Noi ce la metteremo tutti, siamo convinti che le difficoltà ci sono e anche sono tante, però abbiamo l'entusiasmo e soprattutto quella voglia di sicuramente il cambiamento che ci deve essere. Nel tuo intervento hai evidenziato le priorità che state già affrontando. Sì, abbiamo già iniziato il discorso della spazzatura, il discorso della pulizia e dell'igiene del paese, la spiaggia, c'era anche un problema anche di vivibilità su tutto il territorio delle ville comunali, alle scuole, insomma c'era una mancanza di impegno in questi mesi, per non dire anche in questi anni, che sicuramente poi alla fine ha portato questo degrado, ma noi siamo già partiti con l'entusiasmo giusto e quindi sicuramente continueremo su questa linea. La vostra intenzione è anche annullare la delibera del dissesto di questo comune? Sì, ho già annunciato che nel prossimo consiglio comunale ci sarà proprio questo atto ufficiale, noi andremo ad annullare quella delibera delle alienazioni comunali, compreso il discorso di probabile vendita della spiaggia, lo faremo e poi andremo avanti aspettando anche il discorso del TAR che si andrà a discutere sul merito del 14 dicembre, quindi vedremo come andrà a finire. Le sue valutazioni sulle dichiarazioni della minoranza? Sono importanti, non avevo dubbi, siccome l'avevo anche già detto nelle precedenti interviste, sono due persone soprattutto rispondono a gruppi di partiti che sicuramente hanno capito che c'è bisogno di un cambiamento. Il cambiamento può arrivare anche attraverso la collaborazione, quella vera, da parte anche della minoranza. Noi abbiamo pensato il messaggio che ci è arrivato questa sera su questi banchi e sicuramente ne faremo parte integrante per il nostro percorso. Qual è il messaggio che dà la popolazione? La serenità, l'unione e soprattutto quel senso di collaborazione che ci servirà per gli anni futuri. Volta una donna in consiglio. Lei nel suo intervento ha evidenziato il ruolo importante che hanno svolto in passato le donne a Guardavalle e ci sarà il suo impegno a coinvolgere i giovani. Sì, il mio appello è stato proprio rivolto ai giovani perché sono convinta che c'è bisogno di un avvicinamento di tutti i giovani alla politica, di non avere soltanto un approccio critico nei confronti della politica, ma di avvicinarsi e di affrontarlo anche soltanto nel modo del volontariato, dell'attività sociale, che sono molto importanti. E la mia vittoria sicuramente l'ho dedicata alle donne di questo paese, proprio perché sono la prima donna che è stata scelta per il presidente. Candidato a sindaco, eletto consigliere di minoranza, con quale spirito voi collaborerete con la maggioranza? Ma noi abbiamo già dichiarato in consiglio comunale che saremo disponibili ad un confronto chiaro, aperto, un confronto che ci vedrà di fronte alla maggioranza nell'affrontare insieme i problemi che riguardano il paese. È un paese in difficoltà, è un paese dove i problemi effettivamente sono tanti. Noi ci dichiariamo già disponibili sin da questo momento ad essere insieme alla maggioranza per valutare, quindi vedere un attimino come affrontare queste problematiche. È chiaro che qualora l'amministrazione, qualora la maggioranza non si dovesse presentare in maniera aperta, un confronto aperto, democratico, è chiaro che noi assumeremo le nostre decisioni. Ma da quello che si è capito questa sera in questo Consiglio Popolare, pare che sia da parte del sindaco, sia da parte dell'intera maggioranza, c'è questa grande disponibilità ad affrontare insieme i problemi di Guardavalle. Noi ci adopereremo affinché questi problemi vengano affrontati ed eventualmente anche superati. Pino Montepaone, consigliere di minoranza, più volte sindaco di Guardavalle, lei nell'immediatezza dei risultati si è comportato con sindaco e ha dato la sua piena disponibilità a questa maggioranza. Non solo nell'immediatezza del risultato, ma anche stasera. Mi pare che nel mio intervento, non che mi voglio, come dire, autopromuovere, però io ho dichiarato così per essere coerente con quanto ho dichiarato prima, quanto abbiamo dichiarato prima. Ho detto che sosterrò questa amministrazione pur nella diversità delle posizioni. Io esprimo la minoranza, cioè rappresento la minoranza, però anche noi abbiamo le capacità per dire la nostra e saremo propositivi al di là di quello che, come dire,
un'attività amministrativa che guardi al paese, che ci veda coinvolto, perché non è perché abbiamo perso, non siamo titolati a poter dire la cosa. Mi pare che il clima che si è appalesato stasera, al di là di qualche stonatura, promette bene. Andiamo avanti e augurando all'amministrazione.